1931, diciamo, effetto della pandemia di primo maggio a Pistola, al quale hanno collaborato nella realizzazione con saggi specifici Stefano, direttore della fondazione, Luciano Brusti, Chiara Martinelli, Francesco Citelli, Daniela Farali, Stefano Del Bellucci, che ringrazio. Come avete visto, alcuni di voi prima erano all'inaugurazione dell'archivio storico della Camera del Lavoro con luoghi locali all'interno del CGL, uno spazio fruibile, aperto per trovare anche testimonianze. E ricordo che il nostro archivio nel 2010, tra l'altro, è stato dichiarato dalla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica di interesse storico di particolare rilevanza, ed è proprio grazie a questo investimento archivistico che abbiamo strutturato nel tempo, cui questo è un lavoro che arriva a compimento nella realizzazione degli spazi oggi, ma che ha visto tanti compagni, compagne e lavorarci per anni per poter, diciamo, arrivare a questo risultato, e soprattutto a partire dalla liberazione in poi, che si è potuto presentare appunto il dossier monografico che quest'oggi, diciamo, prende corpo, diciamo, che verrà presentato. Voglio fare un esempio per diciamo, supportare per la proposta appunto dell'importanza storico-culturale dell'avere un archivio. Come avete visto, uno dei primi atti criminali, diciamo, nei primi giorni di marzo, mi pare fosse il 4-5 marzo, dell'attacco della Russia all'Ucraina, di Putin, forse meglio, all'Ucraina, è stato l'attacco con bombardamenti alla centrale nucleare della Russia. Bene, la CGL di Pistoia era cementata con quella città che era dell'Unione Sovietica. Questo cementaggio iniziò nel 1969 l'opera dell'allora segretario generale della CGL Giuliano Lucarelli, con un tentennio di visite reciproche, di delegazioni sindacali e scambi culturali, e noi abbiamo potuto documentare poi, diciamo, quella circostanza. È stata, diciamo, in qualche maniera, nei due giorni che è avvenuta la cosa, mi hanno telefonato Gazzano Albinoni, Giorgio Lanfini, lo stesso Sergio Frosio, che all'epoca era un giovane dirigente della CGL, e noi abbiamo potuto documentarlo perché nell'archivio noi abbiamo trovato tutta la documentazione di quello che era successo. È conservata preziosa testimonianza epistolare, fotografica, che abbiamo anche messo a disposizione per la consultazione, tant'è che i giornali ci hanno cercato per mettere delle foto, le hanno scelte, sono venuti direttamente nell'archivio che era già lì, che lo stavamo sistemando, hanno pubblicato foto, hanno fatto anche l'intervista a Graziano Battiloni, che era stato all'epoca in uno degli scambi in Unione Sovietica, quindi ci andammo la prima volta nel 1972, però credo che al di là del fatto della circostanza drammatica, però ogni cosa, diciamo, che è successo in questi 130 anni, diciamo, della storia, dal primo maggio in poi, ma da quando è andata la Camera del Lavoro, lo dico qualcosa, noi siamo in condizione di documentarlo, e credo che questo faccia bene non solo alla nostra organizzazione, ma alla memoria, che è una delle questioni che noi dobbiamo comunque sempre preservare. E ieri, tra l'altro, come Fondazione Valore Lavoro, nelle prossime settimane apriremo un portale aperto alla collaborazione di tutti i soggetti di storia, archivio del lavoro in Toscana, con lo scopo, dicevo anche prima, così come verranno fatte varie iniziative che a causa della pandemia non abbiamo potuto fare lo scorso anno e neanche l'anno precedente, però lo scorso anno sarebbero stati 120 anni della Camera del Lavoro di Pistoia, della nascita della Camera del Lavoro di Pistoia, tra l'altro
appunto dell'inizio dell'iniziativa del presidio fascista e democratico che abbiamo fatto qui, diciamo, ricordando che, diciamo, la sede della CGIL per anche loro si fu attaccata dai nazi fascisti, e ci fu anche lì una fase storica drammatica per la nostra organizzazione, per la situazione appunto del nostro anche Egitto, perché infatti nel 1901 nasce la Camera del Lavoro di Pistoia, di fatto la prima organizzazione di tipo moderno a vedere la luce in città. Lì nasce quello che ora noi definiamo in termini più moderni il sistema delle relazioni industriali, nel territorio di Pistoia entrano, diciamo, nella modernità novecentesca, iniziando il percorso di costruzione di quel sistema complesso di relazioni, di regolazione, di contrattazione dei rapporti e dei conflitti del lavoro, ma anche di questioni di carattere più generale, all'interno dei quali si sono progressivamente sviluppate le organizzazioni intermedie di rappresentanza di interessi, che sapete, diciamo, è un tema attuale, perlomeno degli ultimi 20 anni, di quale appunto c'è stato un tentativo di disintermediazione importante da parte di molte forze politiche, qua hanno pagato anche un prezzo caro rispetto a questo, perché comunque la CGIL, ma io penso tendenzialmente tutte le organizzazioni di massa riescono a fare quel cuscinetto, quell'operazione, diciamo, di portare avanti anche l'interesse di carattere generale che fa la CGIL, di cui c'è assolutamente necessità e bisogno. Per cui non solo quelle sindacali, ma da un certo punto di vista anche quelle datoriali, che non è un caso, parlo di attualità, quando poniamo con forza per esempio il tema della una legge sulla rappresentanza, per dare delle risposte che siano anche rispetto alla contrattazione, per eliminare i contratti di lavoro, per dare una cornice anche a quella discussione annosa e asfittica molto spesso che è il salario minimo. Se ci fosse una legge sulla rappresentanza, probabilmente sarebbero contratti nazionali che potrebbero dare una risposta in quella direzione. Quindi diciamo, questi temi per noi, diciamo, nascono proprio in quel 1901, dove la Camera del Lavoro e di Pistoia prende credito, caratterizzata fra l'altro da un pluralismo di identità politiche e culturali, a partire dalla grande partizione tra il sindacalismo di matrice laica e socialista e quello di origine cristiano-sociale. Cioè nasceva in quel momento uno di quegli elementi caratterizzanti il percorso della democrazia attuale, tante volte provato a mettere in discussione, ma che è il fulcro appunto della nostra attività, tanto locale che nazionale, suggellata appunto da quel sistema poi istituzionale che dopo appunto la seconda guerra mondiale fu sancita nel 1948 con la Costituzione della Repubblica e significativamente fondata, così come previsto l'articolo 1 sul lavoro. Quindi faremo anche una mostra per questi 120 anni nelle sale affrescate del comune di Pistoia, chiamata la città del lavoro, dal libro di Bruno Trentin, ma anche per affermare, diciamo, che il 1° maggio è sempre partito storicamente, pur nel cambio delle sedi della CGIL pistoiesi, dalla Camera del Lavoro, e è sempre la sua organizzazione partita dalla CGIL, poi anche quella che ci sarà domenica mattina, CGIL Cittadina, ma comunque la CGIL che ha sempre avuto un carico peso della sua organizzazione. E finalmente, fra l'altro, quest'anno, lo dico con piacere e orgoglio, possiamo festeggiare il 1° maggio in maniera tradizionale, dopo 2 anni nei quali non abbiamo denunciato, abbiamo provato comunque a farlo vivere, il 1° anno con una mostra multimediale, con materiale raccolto anche da tanti cittadini, iscritti, ma insomma, ci sono state tante persone che hanno portato del materiale, abbiamo fatto iniziative nei luoghi di simbolo per noi della città, lo scorso anno per esempio, non potendo fare il corteo, abbiamo comunque deciso di fare un percorso simile a quello del 1° maggio, in cui abbiamo portato il Garofa nell'arco vaccinale, per suggerire il lavoro che hanno fatto tutti gli operatori sanitari, in quel momento c'era la vaccinazione.
ma anche ai nuovi simboli del lavoro, da Giustiniano, da Dante De Petri, che tra l'altro è morto nel 1901, la statua dei Dicioperanti. Quindi noi abbiamo provato a fare vivere, diciamo, anche attraverso con la mostra fotografica sulle sale affrescate, però finalmente domenica sarà un'altra cosa, ritorneremo a festeggiarlo nel modo tradizionale, perché anche un giorno di festa popolare, lo stesso ricordo, diciamo, quando ero piccolo, quando venivo portato ai cortei, e comunque anche tutta quella fase preparatoria con ansia del momento, che poi alle 9:30 magari non c'è una persona qui davanti, ma praticamente alle 9:45 si riempie via Cucini fino a Porta Lucchese, inizia a arrivare la banda, si preparano i garofani, i palloncini che vengono gonfiati, quindi è una situazione davvero, se chi l'ha vissuta, tante persone, molti di quelli che siamo qui, l'abbiamo vissuto l'anno, emozionante, non si può paragonare con altri, diciamo, con nessun altro tipo di sostituzione, anche se, diciamo, noi abbiamo provato comunque a farlo vivere, poi anche il corteo che si snoda per le 10 cittadine, con la gente che si aggrega nei punti focali, sul Dogo, Piazza Mazzini, è davvero una giornata particolare. Tra l'altro lo slogan di quest'anno di CGL, She's the Wind, è al lavoro per la pace. A livello nazionale viene fatto in un luogo simbolico come Assisi, la manifestazione del corteo, però al lavoro per la pace è un gioco di parole significativo, che però racchiude due parole che sono sempre state, appunto, lavoro e pace, parole d'ordine, non di primo maggio. Io lo ricordo anche nei comizi che ho fatto personalmente, ma in tutti quelli che ho sentito, il tema del lavoro e il tema della pace sono temi che sono purtroppo, specialmente quello della pace, tristemente attuali. Allora quest'anno davvero cade in un momento storico difficilissimo, fra la fase pandemica ancora in atto, una terribile guerra dove naturalmente condanniamo con forza l'aggressione di Putin all'Ucraina, però la guerra non deve essere mai strumento di regolazione dei rapporti tra paesi. Vogliamo davvero che il cuore di questo primo maggio, oltre al lavoro, sia anche il tema della pace, perché lavoro e pace sono legati, devono esserlo sempre indissolubilmente. Senza pace, senza lavoro, prima di essere colpiti, sono sempre i più deboli, motivati, i lavoratori e i pensionati. Allora, lavorare per costruire la pace è sicuramente una strada faticosa, ma è l'unico obiettivo da perseguire, mettendo in campo l'unico strumento possibile, che è quello della diplomazia, che però deve svolgere soprattutto l'Europa, e deve diventare finalmente politica sociale. Anche l'ultima affermazione di Macron, la stessa Germania, e lo deve svolgere in maniera autonoma rispetto a partiti che magari giocano anche altri per, diciamo, interessi diversi. Quindi l'obiettivo immediato, lo dicevamo anche all'indomani dell'attacco, ora sono già passati troppi giorni da quel momento, però deve essere immediato cessare il fuoco. Va fermata quella follia della guerra, che è il terreno, appunto, scelto da Putin, sul quale, diciamo, rischiamo di impantanarsi tutti, per fare finire questo massacro che, in primo luogo, come sempre ci ricordava Gino Strada, di un massacro di civili, di donne, bambini, anziani, malati, che nelle guerre sono sempre le prime e sono probabilmente spesso le uniche vittime. Come ricordo, noi questa ce l'abbiamo vicino, sono 33 le guerre che in questo momento sono in corso in tutto il mondo. Quindi credo che il tema politico vero però sia quello che è più generale, che non riguarda nello specifico la triste attualità, quello di riprendere la strada del multilateralismo, sul modello, diciamo, della conferenza di Helsinki del 1975, perché occorre partire da lì per battere i nazionalismi populisti che sono sempre forieri di cose come queste. E quindi c'è il tema della guerra, che però, lo dicevo prima, è legato anche al tema del lavoro. E per il nostro territorio pistoiese, il primo maggio sarà anche un'occasione per parlare delle crescenti disuguaglianze
dell'impoverimento della provincia, del lavoro povero, del lavoro precario, della sicurezza nei luoghi di lavoro, dei licenziamenti, delle localizzazioni, delle multinazionali che se ne vanno e lasciano i disastri sociali. Di qualche giorno l'avete visto sulla stampa, l'iniziativa unilaterale presa dal gruppo Lactalis, AIFA, la Fonte Lucianese, per motivi prevalentemente speculativi di acquisizione di quote di mercato, hanno deciso di tutto stabilimento di gestione di Reggio Calabria, lasciando a casa 78 persone. Abbiamo fatto subito uno sciopero immediato, eravamo dei cancelli, abbiamo chiesto a quei lavoratori che siano con un proprio striscione alla manifestazione del 1° maggio, perché anche questa è una delle cose che si vede nella documentazione. Ogni 1° maggio ha sempre avuto anche una vertenza singola, ricordo da Radici, Gansfest, ma ci sono sempre stati momenti di questa natura. Quindi, e bisogna ragionare dei salari, delle pensioni, sempre più colpite dai ritardi dal recupero del loro potere di acquisto. Quindi significa rimettere al centro il tema del lavoro, come creare occupazione stabile di qualità, come combattere la precarietà, come governare le transizioni senza che siano soggetti più deboli a pagare le conseguenze. Lo stesso, quasi sempre, lavoratori. Occorre una politica territoriale per rendere attrattivo il nostro territorio, sviluppare e adeguare competenze che non si trovano più e dove c'è davvero una difficoltà da questo punto di vista. Ma servono anche politiche nazionali di contrasto alla precarietà, pochi fondi contrattuali ad alta valenza formativa, rilanciare l'apprendistato, il tema della formazione continua e permanente durante l'orario di lavoro. Io ho sempre in mente, per esempio, un paragone un po' azzardato, insomma non è così distante quando ci furono le 150 ore, oggi nel momento in cui si fa le transizioni probabilmente il tema di sicurezza del lavoro, il tema della formazione durante l'orario diventa assolutamente importante, il tema della sicurezza del lavoro, ieri festeggiavo per non fare una parola, era la giornata mondiale delle vittime del lavoro e delle morti su dell'amianto. C'è il tema della legge sulla rappresentanza, come dicevo prima all'inizio, c'è un ruolo appunto del va definito, per esempio, che è un tema molto ostico per noi, che va oltre la precarietà, ma vuole la definizione per esempio delle piattaforme contrattuali, dove noi non sappiamo neanche chi è il datore di lavoro, bisogna trovare una modalità per contrattare quelle con gli algoritmi che gli vanno dietro, il tema del fisco, quindi le questioni sono tante anche a livello nazionale. La situazione pistoiese è una situazione pesante. Ci sono indicatori che sono assolutamente, che ci collocano fuori dalle classifiche, la disoccupazione all'8%, tendenzialmente al 10% della Toscana, quella giovanile al 44%, ci sono molti net che non studiano e non lavorano, la disoccupazione femminile al 9,6%, ci sono le assunzioni, il 50% di quelle a tempo indeterminato, le volte 1 su 10 basta, però sono assunzioni con part-time volontari che sono specialmente per le donne, in settori molto, molto complicati, dei servizi, il 19 degli occupati si prende l'industria e manifatturiera, tutto il resto quei settori complicati che dicevo prima, abbiamo reddito e pensione di cittadinanza con le cifre più alte in tutta la Toscana a livello di città meridionale, che significa non provvedimento al territorio dal punto di vista sociale, ma dal punto di vista educativo, dal punto di vista del abitativo, e quindi una cassa integrazione nonostante non ci fossero più le misure tutta il Covid continua ad essere tra le più alte della Toscana. Quindi la situazione, se dovessi definirla con tre parole, la situazione del nostro territorio è una situazione di terzializzazione povera con aumenti della precarizzazione del lavoro. Allora credo, fatta questa, ho voluto allargare anche l'attualità, perché credo che partendo dalla storia si possa anche ragionare di quello che sta succedendo e serve a tutti. Credo davvero che, come capita di dire, c'è molto da fare e i 130 anni di storia della CGIL sono qui a dimostrare anche il lavoro di Pistoia, in questo caso i 120 anni, i 130 anni del 1° maggio a Pistoia ci devono dare la forza e la speranza per continuare a lottare per un mondo più giusto, per ridurre e azzerare le disuguaglianze e azzerare la povertà. Quindi io con questa mia introduzione, che però appunto ha voluto essere anche una riguardare l'attualità, passerei la parola a Ottanelli,
poi diciamo, continuare a lavorare per la giornata. Grazie. Grazie. Grazie per questo intervento di saluto che è qualcosa di molto più all'attualità considerando le condizioni di partenza. Allora, passerò tra breve la parola a Stefano Bartolini, che è stato quello che ci ha proposto questo tipo di lavoro come rivista, che ha fatto anche l'articolo di introduzione. E dopo, siccome sono presenti tutti gli autori, passeremo a un loro intervento, perché è bene che illustrino le loro fatiche. Io volevo soltanto dire com'è che abbiamo accettato questo contributo, creando un dossier che è quasi monografico. Noi cerchiamo come rivista di non fare numeri monografici, ne abbiamo fatti solo due. In questo caso, infatti, insieme agli articoli sul primo maggio, c'è anche l'articolo di Claudia De Carelli, un altro articolo, proprio perché vogliamo cercare di non fare numeri monografici. Però in questo caso il peso veramente del dossier primo maggio è considerevole all'interno della rivista e se lo meritava, così come se lo meritavano gli autori che hanno dato dei contributi veramente considerevoli. Io volevo soltanto illustrare appunto la nostra scelta, che è stata una scelta consapevole e entusiasta come redazione, e parlare un momento dell'unica persona che non può oggi presentare il suo contributo, che è Luciano Cruschi. Abbiamo fatto anche un'operazione particolare che non avevamo mai fatto come rivista, cioè riproporre, aggiornandolo anche in particolare dal punto di vista editoriale, un articolo che è addirittura del 2007 di Luciano Cruschi, cioè la prima volta del primo maggio a Pistoia. Poi Luciano Cruschi, che era un fondatore dell'Associazione Storia di Città e della nostra rivista, è venuto a mancare. Ecco, lui ricostruisce appunto la prima volta del primo maggio a Pistoia con alcune tappe che sono fondamentali: la costituzione del 1892 del Partito Socialista, il primo partito moderno, non notabile, non legato a figure di notabili storici liberali, la costituzione della Camera del Lavoro a Pistoia, quindi le figure di Dante De Petri, Giovanni Martini, la ruola ad esempio dei primi socialisti, ma anche degli anarchici, perché Giuseppe Manzini è stato uno degli animatori di quel periodo, insieme a Targioni oppure a Pietro Gori, che è stato attivo anche a Pistoia. Ecco, successivamente poi ci sono stati degli altri studi che hanno approfondito alcuni aspetti. Io, siccome è una ricostruzione che ho fatto io su un articolo, vorrei segnalare quello che secondo me è stato il passaggio fondamentale tra il vecchio modo di pensare le relazioni all'interno della fabbrica e delle botteghe artigiane nell'Ottocento e il nuovo secolo. Dunque avviene all'interno della fabbrica di carrozze Trinci, che era dentro il Conversini, che a un certo punto gli operai entrano in sciopero. Entrano in sciopero perché vogliono delle mercedi più alte, no? Una cosa assolutamente tranquilla. E c'è l'opposizione del datore di lavoro, il Trinci. Lo sciopero dura 80 giorni addirittura. È addirittura costituita una cooperativa di lavoratori che producono le carrozze senza Trinci. Ma qual è l'elemento fondamentale? Perché dura 80 giorni lo sciopero? Perché Trinci si rifiuta di trattare gli aumenti salariali con l'organizzazione sindacale. Lui la vuole trattare con i singoli dipendenti. Cioè lui è un artigiano legato al mondo dell'artigianato e considera i dipendenti artigiani. Ecco, qui è il passaggio, da artigiano al lavoratore, dal singolo alla classe, che è chiarissimo, perché i lavoratori non accettano questa, nessuno accetta di trattare a livello individuale il proprio salario. E qui che ad esempio si robustisce, diventa veramente forte la Camera del Lavoro del Partito Socialista. Perché? Perché tutta la città scende in 80 giorni a sostegno dei lavoratori senza stipendio. Ecco, questo è uno degli esempi
che appunto di come è stato ricco quel periodo tra la fine del secolo e i primi anni del Novecento fino al 1914. La guerra e poi il fascismo saranno tutta un'altra storia e chiuderanno questo processo di costruzione, di maturità, di liberazione anche della classe lavoratrice e di costruzione di un mondo più moderno. Ecco, Luciano Luschi ha ricostruito quegli anni veramente in una maniera esemplare, anche se, torno a ripetere, un testo che ha i suoi anni, ma noi abbiamo voluto riconoscere proprio a un nostro collega, a un nostro, tra l'altro era come me insegnante, anche lui, però abbiamo voluto riconoscere questo suo lavoro, questo suo impegno. E come mai appunto tra di noi tutti quanti abbiamo ben presente il valore del primo maggio? Dicevamo anche nel racconto che abbiamo fatto precedentemente in Fortequerreano, no? Ci sono queste tre date, non a caso tutte nella primavera, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, le tre feste laiche della Repubblica Italiana, che se non sbaglio, io ricordo bene, a un certo punto il governo di un certo Berlusconi voleva cancellarne o una o due, ma lasciare l'Immacolata Concezione l'8 dicembre, quello non si toccava, ma non mi ricordo qual è che veniva messa in discussione come celebrazione ufficiale della Repubblica. Perché? Perché hanno un senso forte, molto forte, si vede anche in questi giorni, il 25 aprile, quanto ha mobilitato le coscienze e i cuori. E lo stesso il primo maggio, intorno al primo maggio, c'è una veramente un concorso, è una festa di popolo, su questo non ci sono dubbi, e però che viene festeggiata in maniera particolare all'interno dell'Italia e in Toscana, e all'interno della Toscana in particolare nel Pistoiese. I saggi dei nostri giovani ricercatori, perché questo voglio sottolineare, sono tutti molto giovani, questo è bello, Martinelli, Cifelli, Faraldi e Nanerucci, che poi non è proprio giovane, ma ha portato un contributo di rielaborazione di un'esperienza giovanile, e anche questa è stata una cosa per noi veramente bella e che ha arricchito la redazione e l'esperienza della redazione. Ecco. Dicevo, è importante in Toscana, è importante per la mia generazione, è importante anche per me. Io vorrei soltanto ricordare una cosa semplicissima. Con Marco Bruni, in un viaggio in una 500, siamo andati nel 1968 in estate a cercare quello che rimaneva a Parigi del maggio francese, e alla radio di questa piccola vetturetta in cui eravamo rinchiusi in tre, c'era continuamente la pubblicità di De Petit, era una cosa ossessiva, questo grande film che usciva a quel tempo. Per cui, ritornata a Pistoia, a settembre-ottobre, non mi ricordo, ma sarebbe bene ricostruire la vicenda, ce ne siamo andati davanti al Cinema Lux a vedere che succedeva, e abbiamo assistito a quello che era, in confronto a quello che è successo dopo, niente di che, insomma, la contestazione di quel film, che era effettivamente un film, voglio usare una parola forte, ma è vero, ignobile. E ecco, lì dopo, da quel momento che noi è cominciato una maturazione, è passata attraverso motoscuole, eccetera, ma l'anno dopo è stato, almeno per me, ma credo anche per molti della mia generazione e di quel momento che avevamo 19-20 anni, è stato il primo maggio. Il primo maggio è stata la prima volta del primo maggio dell'anno dopo. E da allora io personalmente ho visto tutti il primo maggio di Pistoia, escluso uno perché era all'ospedale, quindi non potevo mantenere niente di grave, ma comunque non è, e poi gli ultimi due che sono mancati. Ecco, quindi c'è stato tutto questo livello, di diversi livelli che si sono incrociati. Nella redazione abbiamo parlato, abbiamo anche affrontato come collocare all'interno della rivista un testo che poi, non essendoci chi l'ha scritto, lo posso illustrare io, ma che era un po' dissonante rispetto agli altri, cioè quello di Giampaolo Perugi, e quindi c'è stata discussione, perché questa è una rivista in cui nella redazione si discute molto, e questo è positivo.
Quindi abbiamo fatto questo percorso, il risultato è nella rivista è qui disponibile per chi vuole acquistarla, e abbiamo fatto questo percorso che segna qualcosa di ben preciso nella storia delle riviste e della ricerca pistoiese. Perché? Perché i saggi che sono stati presentati sono tutti originali, cioè hanno affrontato alcuni aspetti specifici e che inediti, la ricostruzione che fa Chiara Martinelli sui periodici pistoiesi durante il periodo liberale, Francesco Cifelli, la storia su muri, i manifesti, la ricchezza di un archivio che esce finalmente dalle mura e viene illustrato in una rivista, Daniela Faraldi, che tocca un argomento estremamente bello e affascinante, il rapporto tra Casa del Popolo e Primo Maggio, tutto ciò che c'è prima e dopo il corteo e la manifestazione, e Stefania De Rucci che affronta un argomento assolutamente inedito, cioè il Primo Maggio delle donne nel 1977. Ecco, se questo è il mea bocca della rivista, però c'è una grossa, sostanziosa introduzione di Stefano Bartolini, il Primo Maggio a Pistoia, una panoramica. Ha veramente compiuto un'operazione che sta all'interno della parola che ha messo nel titolo, una panoramica. Stefano Bartolini offre veramente un viaggio di ricerca attraverso quello che è stato il Primo Maggio e arricchisce con questo suo nota introduttiva veramente ampia tutto quello che viene dopo nelle pagine della rivista. Quindi anche perché a lui dobbiamo l'organizzazione di tutto il materiale. Grazie. Io uso direttamente questo che mi è più comodo. Sì, come dicevo in finale appena, mi tocca questo compito non facile di provare a sintetizzare tanto questi 130 anni di storia quanto tutti i vari temi che ci sono dentro, i vari punti di vista con cui si può affrontare e che appunto nel dossier sono indagati. Insomma, compito non facile appunto fare una panoramica su 130 anni del Primo Maggio a Pistoia, che poi sono anche in generale di 130 anni del Primo Maggio in generale, visto che il Primo Maggio, a quanto pare, ne conta soltanto uno in più, 131, da quel 1889 in cui la Seconda Internazionale Socialista decise di indire per l'anno successivo, nel 1890, una giornata internazionale di rivendicazione incentrata sul tema delle 8 ore di lavoro, 8 ore di riposo, 8 ore per dormire, per il primo maggio del 1890, dal 1891, questa giornata arriva anche a Pistoia, quindi diciamo nella nostra cronologia è quasi pari a quella internazionale. E è un percorso lunghissimo che attraversa tante epoche storiche, che possono anche essere tante Italie diverse. Si va dall'Italia liberale, si passa dentro l'Italia fascista, poi si entra in Italia repubblicana, che a sua volta ha tutta una sua serie di periodizzazioni. Ed è un percorso di grande fascino e che quando ci fa anche scoprire cose che magari tendiamo a dimenticarci o che comunque non è così scontato che siano note. E dove uscito spesso, si tende a dire il fascismo abolì il Primo Maggio, è inesatto. Il Primo Maggio, prima della Repubblica Italiana, non è una festa istituzionale. Il fascismo lo vieta, semmai. Vieta che si faccia qualcosa per il Primo Maggio, allora che abolisce. Non si può abolire qualcosa che non è stato ufficializzato, istituzionalizzato e quant'altro. Perché il Primo Maggio appunto nasce nel saggio di Bruschi, che ripercorre appunto questi primi 10 anni di vita, dal 1891 alla nascita della Camera del Lavoro nel 1901, si vede benissimo, nasce come giornata di lotta rivendicativa di sciopero. Punto centrale è scioperare il Primo Maggio. Tutti rifaremente, poi si può chiedere l'8 ore, poi in ogni singolo paese, nazione, Stato, si può chiedere qualcosa di specifico, in ogni singola città ci sono i comitati e quant'altro, questo è appunto oggi così. Poi nasce appunto come giornata internazionale dei lavoratori, poi arriveranno molto più avanti anche le lavoratrici, ma l'edizione del tempo è così, e poi fin da subito si
si stabilisce questa pubblicità che ci portiamo dietro a tutt'oggi e che non è nemmeno del tutto pacifica, nel senso che è una pubblicità che genera continuamente di polemiche e che noi ci portiamo anche nel linguaggio, no? Festa del lavoro, festa dei lavoratori, giornata di lotta, giornata internazionale, giornata dei lavoratori, giornata, festa. Sono due declinazioni, due sfumature diverse che noi usiamo spesso come intercambiabili, ma che ci sono fin dall'inizio. Comunque, appunto, in questo inizio è una giornata tutta da conquistarsi. 1891, prima volta a Pistoia, a San Mercuriale, nella mostra online che chiaramente adesso mi è sparita, anche la potete vedere, andate sul 1 maggio a Pistoia, c'è una mostra che realizziamo nel 2020, all'inizio di questo percorso, che oggi diciamo vediamo con 130 anni, c'è anche il volantino, perché per il centenario del 1 maggio, il Comune di Pistoia nel 1990, fece una piccola pubblicazione riconoscendo i volantini che erano rintracciabili a Pistoia nel 1 maggio, ma poi c'è questo invito a questa adunanza a San Mercuriale. A Pistoia. Per i primi 10 anni, il 1 maggio a Pistoia si è fatta a chiuso, cosa vuol dire? Che non si faceva con te, non si facevano comizi nelle piazze, non si facevano cose di questo tipo perché era vietato, perché le autorità non davano l'autorizzazione, perché comunque l'Italia liberale, così definita, è uno Stato in cui il diritto all'associazione non era costituzionalizzato nello Statuto Albertino, che era massimo tollerato, che voleva dire che di volta in volta si scioglievano le associazioni dell'opposizione, le camere del lavoro a seconda delle esigenze politiche, con decreti che facevano direttamente i prefetti, non stava nemmeno il governo ad intervenire, insomma, con ordinanze amministrative, quindi inappellabili. E per 10 anni non si dà assolutamente la possibilità di. E sarà solo nel 1902 che per la prima volta si fa una manifestazione a Pistoia, è significativo di dover fare una manifestazione parte dalla sede della Camera del Lavoro dell'allora CGIL, poi acquisterà la IDO con la Seconda Guerra Mondiale, perché la CGIL come era tempo nata nel 1906. Però, come dire, è un farsi strada, lento, faticoso, ma continuo e progressivo. Nel saggio di Chiara Martinelli, poi ne parlerà lei, si vede bene. Chiara ha analizzato i periodici locali che sono costruiti alla Biblioteca Fonte Boliviana all'inizio del Novecento. Si vede come questa data, che è una data che scatena polemiche forti all'inizio del Novecento, lentamente si radichi, si faccia strada, si conquisti uno spazio pubblico e anche uno spazio politico, e sarà definitivamente in qualche modo una data che si è conquistata questo spazio subito dopo la prima guerra mondiale, il cosiddetto Biennio Rosso del 1920, quindi in maniera veramente temporanea, perché di lì a pochissimo, l'anno successivo, nel 1921, arriverà il fascismo con l'offensiva squadrista che spazzerà via tutte le organizzazioni dei lavoratori e nel 22 stava la dittatura vietando il 1 maggio. Però appunto è già interessante vedere cosa succede in questi anni 10, in cui il 1 maggio in qualche modo finalmente si radica a Pistoia, come si diceva, è una festa che nasce in un settore politico ben preciso, la Seconda Internazionale Socialista, organizzazione di tipo marxista ortodosso, quindi ben identificata, ben dichiarata, che però ha la forza a livello locale, così come a livello nazionale e internazionale, di imporre di fatto questa data alla società nel suo insieme. Colpisce vedere come negli anni 10 gli altri giornali, quelli non socialisti, quelli non della sinistra, comunque sia, ormai siano impegnati a rivendicare la data in qualche modo. Ci sono giornali del cristianesimo sociale che ci mettono i propri contenuti. Sì, va bene il 1 maggio, ma con un 1 maggio di armonia e non di conflitto tra le classi, di collaborazione, di progresso nella collaborazione interclassista. Ci sono giornali dei liberali che dicono sì, va bene il 1 maggio, ma come giornata di collaborazione un'altra volta, con un accento molto spostato nel zonale e padronale, tra gli imprenditori, tra i datori di lavoro e i lavoratori, come giornata di festa del lavoro tutto, non solo del lavoro proletario. Che vuol dire che sostanzialmente questa data si fa in qualche modo egemonica, cioè una data che si è imposta in questi 30 anni con forza, tant'è che il resto del panorama sociale e politico in qualche modo cerca di farla proprio, comunque di metterci dentro i propri contenuti. Il fascismo arriva, la spazza via, appunto, la vieta, la sostituisce con un'altra data, il 21 aprile, Natale di Roma,
e non spiego perché. Il docente nominatario di Roma, cioè il giorno in cui teoricamente Roma e Reno avrebbero fondato Roma con questa cosa. Beh, perché per il fascismo il tema del lavoro rientra nel tema della nazione, della potenza nazionale, e quindi fare la festa del lavoro il giorno in cui nasce Roma, no? Che faceva si fa il mito della potenza imperiale romana, si sente la nuova Roma, la Roma del XX secolo e quant'altro. Per il fascismo il lavoro è qualcosa che deve servire alla potenza della nazione, allo sviluppo imperialistico italiano, e quindi la festa del lavoro si sposa con la festa della nascita di Roma, vista in questi termini. È una declinazione tutta peculiare del fascismo italiano, nel senso che il nazismo tedesco invece il 1 maggio lo continua a celebrare, il 1 maggio della Germania nazista è una giornata ufficialmente celebrata, perché lì si fa un altro tipo di scelta, che è quella di appropriazione completa di questa data, tant'è che appunto lì il partito si chiama Nazionalsocialista, dove chiaramente è sul nazionale che casca l'accento, però non ci si rifà a quel tipo di tradizione. E poi si arriva al secondo dopoguerra, qui parte una nuova fase di questa storia. E guardate, è significativo, anche questo è cosa poco nota che si tende a dimenticare, il 1 maggio è la prima manifestazione pubblica, democratica, che si tiene nell'Italia liberata. Perché sembra una banalità, ma è così. L'Italia si viene liberata con l'insurrezione finale che ha luogo fra il 21, 27, 28, 31 aprile, quella settimana circa 10 giorni. Il 21 aprile è liberata Bologna, il 25 aprile c'è il famoso programma di Pertini, abbiamo scelto questa data come Stato per celebrare il 25 aprile, fra tante che dobbiamo scegliere le quattro giornate di Napoli nel 43, dobbiamo scegliere la direzione di Roma nel 44, quella di Firenze, la si è scelta l'insurrezione di Milano, perché lì era la sede dei CLNI, perché quella era la capitale del Nord Italia, perché quello che in qualche modo intesta la liberazione ai partigiani, alle formazioni partigiane. E la prima cosa che fa il governo dell'Italia liberata il 27 aprile è proclamare il 1 maggio solennità civile, quindi istituzionalizzarla. La prima manifestazione che avviene nell'Italia liberata, anzi due grandi manifestazioni, una viene fatta a Roma e una viene fatta a Milano, e la manifestazione del 1 maggio del 45, potete immaginare l'emozione che c'è in quella giornata. A Roma interviene Di Vittorio, a Milano interviene tutto il CLNI, la famosa foto di Bertini che ringrazia il Don Fettano è la manifestazione del 1 maggio, viene spesso messa fuori come foto del 25 aprile, ma è Bertini che parla al comizio del 1 maggio del 45. Anche a Pistoia quell'anno si prova di fare la manifestazione. Tenete conto che l'Italia è sotto amministrazione militare alleata, cioè c'è una coabitazione al governo, c'è l'area di militare del governo e l'amministrazione civile. E a Pistoia la Camera del Lavoro si mette immediatamente all'ora, abbiamo ritrovato questi documenti nell'archivio del CLNI, all'archivio di Stato, quindi Pistoia, il CLN, scusate, Pistoia se non c'è documenti, e organizza tutto, decide dove fare il comizio, chiama tutti gli oratori, uno con il partito, i cristiani, i socialisti, il Partito Comunista Libertario di Fischini, che era l'organizzazione del movimento anarchico, gli azionisti e quant'altro, fissa il comizio, fissa il conteo, fissa una cosa a Manzoni, e poi arriva il 23 aprile un circolare dell'amministrazione militare alleata che dice non si faranno assolutamente manifestazioni, scioperi o cose del genere, luoghi pubblici per il 1 maggio del 45, che è una doccia fredda. Parzialmente fanno le tonaccia qualche giorno dopo, dicendo il 26 che potranno astenersi dal lavoro i lavoratori degli enti privati, quindi non pubblici, che non siano implicati nella produzione bellica, ma comunque non si può fare con te i comizi delle scarpe, quindi il 1 maggio verrà fatto con una parziale astensione del lavoro dei lavoratori privati non pubblici e non implicati nella produzione a fini bellici, e con un comizio è chiuso. Solamente nel 46 si tornerà in piazza. Ecco, dal 46 che avvita la storia, quella che diciamo noi vediamo tutti gli anni, quella che siamo abituati a conoscere, e quella che ha il suo perno nel cortile del capoluogo e con tante altre cose. Qui si apre tutto un altro mondo, che è ben indagato poi sempre nel dossier, dagli articoli di Daniela Falardi sul caso del popolo, di Francesco Cifelli che ha fatto una
ricerca sul linguaggio visuale, qui si apre il plumaggio per come lo conosciamo noi. Plumaggio fresca istituzionale, nel 49 un decreto che sistema tutte le feste italiane lo proclama festa della Repubblica, quindi prima solennità civile e poi festa della Repubblica. Da 46 si parla con piano di storia, che più o meno è sempre il solito, cosa vuol dire? Che più o meno è concettualizzato nello stesso modo. Parte dalla Camera del Lavoro, finché la Camera del Lavoro è stata in via Bozzi, partiva di lì, quando la Camera del Lavoro nel 60 si è trasferita dove siamo adesso, parte di qui. L'organizza da sempre la CGL, da 44 a 48 la CGL è unitaria, quindi questi primi due anni, 46, 47, 48, la storia organizza la cosiddetta CGL unitaria, cioè vuol dire la CGL che aveva dentro le componenti repubblicane, socialdemocratiche, repubblicane, socialiste e comuniste. Poi nel 48 c'è la famosa scissione sindacale da cui scaturiscono CISL e UIL, e quindi la situazione cambia, però quindi il plumaggio doveva ricominciare a celebrare la CGL con la sua Camera del Lavoro, e questo resta come era già stato nel 1902 nella fase precedente. Però intorno, ora che la situazione è diversa, ora che questa giornata non è più una giornata da conquistarsi perché è diventata una festa della Repubblica, poi capite che ci sta, come dire, anche a livello simbolico della ragione profonda del fatto che la Repubblica nel suo articolo 1 si dichiara fondata sul lavoro. Prima manifestazione democratica della Repubblica, la manifestazione del 1 maggio, la giornata internazionale dei lavoratori, nata nell'alveo della sinistra marxista, imposta nel corso degli anni 10 a tutto il panorama politico, che è combattuta dal fascismo, diventa la festa della Repubblica, cioè travalica definitivamente quell'alveo in cui era nato, si fa egemonica, avete detto Gramsci, da questo punto di vista, e diventa una festa di tutti. E questo però cambia totalmente il quadro. L'omaggio diventa una festa da una parte istituzionale e dall'altra popolare. È la festa più sentita. Se andate nella mostra della sezione dei vostri ricordi, c'è una foto che sembra del 51 o del 52 scattata sul Duomo, piazza Gallinara per i non pistoiesi, che ci è arrivato attraverso l'appello che si fece nel quarto di lockdown e social, mandare ricordi, immagini, cose. E ci hanno mandato diverse, cioè una persona ci ha mandato una foto di suo padre. Io credevo quando arrivavano queste cose si volevano scrivere qualcosa più volte, si volevano dare un titolo. E credo che scelse chi aveva inviato questa foto, la mi scusi, non me lo ricordo, fu per me anche illuminante, perché effettivamente non ci avevo mai pensato, ma era vero. Il titolo era la loro grande festa. Nell'Italia, dopo la seconda guerra mondiale, il 1 maggio è la festa popolare per eccellenza, per antonomasia. È quel giorno in cui ci si mette l'abito buono, ma prima del pre-rapporté della produzione di massa c'era l'abito buono e poi c'era l'abito del lavoro. Tra l'altro questa cosa dell'abito buono aveva permesso al 1 maggio in qualche modo di sopravvivere alla clandestinità sotto il fascismo. Il fascismo lo vieta, poi allora la gente può esprimere in qualche modo la scelta antifascista. Per il 1 maggio si mette l'abito buono, porta il pianofano, espone qualcosa di rosso. Durante il ventennio il 1 maggio si era fatta antifascista, banalità, ricordate che durante il ventennio il 25 aprile ovviamente non c'è, perché non è ancora accaduto, e quindi la giornata di opposizione al fascismo, in cui la polizia fascista va a spiare tutti quelli che fanno la scappagnata, forse mai stanno facendo una manifestazione del 1 maggio in maniera occupata, è quel giorno lì, quella festa lì diventa un'enorme festa popolare, e si vede immediatamente nel quantitativo di altri cortei che ci sono. Si faceva il corteo a Maresca nel 46-47, cioè in montagna pistoiese, se ne faceva tantissimi altri, si faceva Pescia, se ne cominciava a farla, dove non si è fatto, ce n'era tantissimi. Si cominciano a fare tutti i pranzi nelle rinate case del popolo, che si intestano immediatamente il 1 maggio, e torna a questo, e poi appunto maniera dopo lo di là ci nasce un mondo, quello che è il mondo. Gli antropologi chiamano folklore, ma nel senso proprio alto della cultura popolare con le sue forme autonome di espressione che reinterpretano anche gli elementi della cultura di massa, quindi le orchestre, i balli, le gare sportive, quant'altro, dando vita a una tradizione che arriva fino a noi, perché noi a tutt'oggi facciamo queste cose, insomma, in occasione del 1 maggio. Ecco, qui parte questa nuova storia del 1 maggio che continua ad andare avanti con questa, diciamo,
di valenza tra la giornata di lotta e la giornata di festa. Anche qui è un tema che all'interno del mondo della sinistra è sempre stato polemico, nella mostra lo vedrete, ma c'è anche nel dossier. Nel 1920 il giornale degli anarchici e gli storiesi dicono basta, polemica ferocemente, fa un articolo qui a Valle del che si intitola Ammazziamo il primo maggio pestaiolo, e argomenta che se il primo maggio deve essere una giornata del baccanale in campagna, dice anche che fu un posto quello lì che viene chiamato in giorno siete e quant'altro, noi non lo vogliamo, non vogliamo il primo maggio di lotta, bisogna affermare il proletariato e quant'altro. Ma questo tema c'è sempre, è una festa o una giornata di lotta? Guarda, queste polemiche, come dire, ce le portiamo avanti anche noi. Ed è probabilmente anche giusto che sia così, perché il primo maggio è entrambe le cose, è una giornata di lotta, ma è anche una festa. L'elemento di festa è quello che ha permesso al primo maggio di continuare ad essere una giornata di lotta camuffandosi sotto il fascismo. In tutta Italia è studiato il caso di San Valotto. A San Valotto c'è la festa di San Valotto, legata al santo patrono del paese, che casca il primo maggio, che a inizio del Novecento le due cose si sposano immediatamente, quindi questa festa religiosa diventa anche la festa larga dei lavoratori, e il fascismo non riesce a venire a capo, perché comunque a San Valotto c'è sempre la scusa della festa del patrono, che continua la festa del primo maggio. Quindi l'elemento festa in realtà in certe circostanze storiche è stato anche tramutato nell'elemento lotta, è il contrario. Partecipazione popolare, giornata di forte rivendicazione identitaria, quindi di lotta, di presenza, di cittadinanza del lavoro nella Repubblica, quindi giornata di festa. Devi capire che insomma è abbastanza. Prende in mente una cosa di questo tipo. Poi l'ultimo è proprio cose, diciamo così, a spezzoni. Da qui poi parte appunto questa nuova storia che è abbastanza intrigante, perché la possiamo studiare, affrontare, approcciare da tanti punti di vista. E, tra l'altro gli archivi che possediamo, diceva Daniele prima, qui in Camera del Lavoro, ci permettono veramente di ricostruirla puntualmente quasi anno per anno, sia come documentazione, quindi come storia politica, con le carte, politica, sociali, la faticosa ricostruzione dell'unità sindacale, che arriva negli anni 70, la prima con la convergenza dell'Associazione Cattolica dei Lavoratori Ideati al contro del Provaggio, a cui può essere la CISL e può essere la UIL, che però è sempre insomma in qualche modo un qualcosa di non scontato, perché negli anni 80, dopo le crisi di San Valentino, ci viene una rottura per 4 anni la CGIL torna a fare. La chiesa la CGIL, dovuto di dirti no, però. Ecco, c'è anche questo elemento qui. Si vede che è sempre stata una cosa dei tre sindacati confederali, CGL, CISL e UIL, perché CGL non è, da parte quest'anno, fino ad ora non si era mai manifestata. I cosiddetti sindacati, che vengono chiamati gialli o corporativi, quindi diciamo legati alle singole professioni non confederali, non generali, non risulta che facciano qualcosa di particolare in occasione del primo maggio. I sindacati di base autonomi nati a partire dalla fine degli anni 70-80 hanno sempre preferito fare manifestazioni di tipo regionale o nazionale e non convergere su quelle di tipo locale. Quindi le storie dei cortei, le corteo di storie che sono sempre state soprattutto una storia del sindacalismo confederale, quello dell'archivio si vede, insomma, con tutto sul passaggio, ma si vede anche come c'è una ritualità del corteo, come è fatto dentro, chi ci sta davanti, chi ci sta dietro, chi dove arrivano gli attori, perché, come, la banca, per dove vai, i cartelli, c'è tutta una cura alla coreografia del primo maggio. E poi c'è questa esplosione del femminismo che fa arrivare a Stefano D'Agostino nel 77. E questo ci fa vedere, diciamo, anche un'altra cosa, il primo maggio è una giornata dove una volta all'anno noi possiamo verificare cosa sta succedendo nella storia italiana, localmente, ma non solo, perché si vede scorrere la storia. Tutti i temi del pacifismo, a partire dal Motto Vietnam, la prima scena sulla rivoluzione cubana, cioè, nel 61 in piazza Mazzini c'è uno striscione d'ombre di apertura in cui si saluta Yuri Gagarin, primo uomo nello spazio, insomma, si vede plenamente questa cosa qui, nel passaggio di secolo ci sono tutti i temi della guerra in Iraq, in Afghanistan, ma prima ancora c'era stata la guerra in Eritrea, a fine degli anni 80, nel 77 appunto era il femminismo, e da lì poi la presenza della specificità femminile sarà sempre presente, ci sono tutte le varie vertenze, come raccontava
croce, la cultura popolare, c'è un quantitativo di cose che noi riusciamo a vedere invece dall'altro archivio, che è quello fotografico, attraverso una storia proprio di tipo visuale. Ci sono un quantitativo di elementi carnevaleschi, di allegorie, di carne, di striscioni, di pupazzi, di cose portate via via nel piumaggio, che ci racconta proprio l'antropologia di una classe lavoratrice di un territorio. E poi c'è quel linguaggio visuale dei manifesti su cui ha lavorato Francesco Cifredi, che a sua volta ci fa vedere come evolve un tipo di linguaggio pubblico, un gusto, come si passa dall'arte alla grafica e via e via. Quindi capite che è un tema vastissimo che può essere approcciato da tantissimi punti di vista, che ci cambia spesso nel corso del tempo e che ci racconta veramente uno spaccato enorme della nostra storia locale, ma non solo, sia come storia di costume, come storia culturale, ma anche come storia politica, democratica, economica, come storia sociale, come storia del lavoro. Io mi fermo qui perché appunto per mi ricordare anche a c'è altre gente che deve intervenire. E vi invito ad andarvi a vedere la mostra e a leggervi il video. Sì. Come avete capito, appunto, è un oceano molto basso, quel del primo maggio. Allora, sono presenti Chiara Martinelli, Francesco Cifredi, Daniele Faraldi e Stefano Ricci. Se qualcuno di loro quattro vuole intervenire, e il primo o la prima, siamo a disposizione e illustrate il vostro lavoro, che cosa avete pensato, cosa vi sembra di l'arricchimento che c'è stato rispetto alla conoscenza generale che già avevamo sotto la mano. Prego. In ordine di stampa è Chiara Martinetti. In ordine di stampa. Allora, io farò un intervento molto estemporaneo, anche così come è breve il contributo, che è sul primo maggio dei periodici locali, secondo aveva già detto Stefano. Ci siamo molto giovati della grande opera di digitalizzazione che è stata fatta dalla Biblioteca Forteguagliana su tutti i periodici locali pistoiesi. Voi basta che scriviate Biblioteca Toscana Digitale e trovate tutti i periodici locali conservati presso la Forteguagliana sterilizzati. Il che vuol dire veramente una grandissima miniera documentaria disponibile comodamente in open access e a casa, che tra l'altro è un grandissimo contributo per la diffusione della conoscenza in età liberale, soprattutto in epoca fascista. Questo ovviamente ci ha permesso anche di studiare il primo maggio, l'evoluzione del primo maggio nei vari periodici locali. Il primo maggio che ovviamente è molto visibile nell'Avvenire, il giornale socialista, ovvero il settimanale che rispecchiava le idee del movimento socialista pistoiese. E da lì vediamo un primo maggio che diventa gradualmente sempre più importante dall'inizio del Novecento fino a conquistarsi il numero speciale che viene dal 1904 fino alla prima guerra mondiale. Tra l'altro mi invito a guardarli perché sono molto, molto belli, anche leggermente diversi praticamente rispetto agli altri numeri dell'Avvenire, in quanto si utilizzano per esempio delle immagini oppure i tocchi liberti, quindi assumono proprio una veste grafica diversa. Tra l'altro ognuno di essi aveva al centro della prima pagina una poesia, un canto del primo maggio, che spesso era scritto da Alberto Targioni, che forse qualche appassionato di storia locale conosce, era un sindacalista, famoso conferenziere socialista, che poi però passò al fascismo nei primi anni per poi distaccarsi totalmente dalla politica. E infatti tra questi poemi che possiamo trovare proprio in esercito al primo maggio, che ritraggono soprattutto un primo maggio come era visto dai socialisti, ovvero questo è un momento di condivisione, di ritrovo per gli operai e per la classe proletaria, in attesa di una rivoluzione che non ci sarebbe stata però nell'indomani.
non ci sarebbe stata nel domani nemmeno nel dopodomani, ma veniva prospettata in un avvenire fisicamente lontano. Questa era la prospettiva del cosiddetto socialista riformista, del socialismo riformista, che era molto diversa da quella del socialismo massimalista e delle altre frange, che invece ritenevano la rivoluzione molto più prossima. Quindi io intanto vi leggo, proprio per darvi un esempio di quella che poteva essere la prosa delle canzoni del primo maggio che si possono trovare su questi numeri. Allora, nel canto delle Fevi. Una folla vestita si appesta, con un cupo fragore di tempesta, passa altera e cosciente di sé, passa uguale ad indomito fatto, con un'onda di mar procelloso, manca il passo, il ritmo imperioso, come fanno i soldati del re. Anche questo è un esercito in marcia che cammina in determinate regioni, ma non porta fucili e cannoni, spade e piombo, sui fianchi non ha. Questo esercito stretto le squarcia, l'alterocce le ferte di vele, questo esercito immenso e la terra, s'avanza la grande città. Questo esercito inerme e tranquillo, dritto va sul sentiero della storia, per fiaccare l'orgoglio e la voglia di chi tanto non fece tradì. Già la tromba ha suonato lo squillo, segna all'arma sinistra e splendore, come terra doziosa e impostore. State attenti, s'appresta il grande. Invece abbiamo un atteggiamento completamente diverso, come appunto diceva anche Stefano, in numeri che si fanno più a frangiarati o comunque diversi dal riformismo, come per esempio dell'iconoclasta, dove appunto si dice che il primo maggio è il luogo delle fratellanze serali dei operai, quindi è il luogo in cui gli operai dimenticano in realtà lo spirito rivoluzionario per darsi a mangiare, a bere e a tutto il resto, e alla utopia. E tra l'altro, particolare importante, il fatto che il primo maggio si radichi molto, anche, cioè comincia a radicarsi nella società pistoiese, testimoniato negli ultimi anni dell'età liberale anche dal fatto che cominciano a discuterne anche altri settimanali non socialisti, cioè il Popolo Pistoiese e la Difesa religiosa e sociale. Il Popolo Pistoiese li dedica in verità pochi accenni, in cui per esempio protesta per il fatto che ci sia più spazio al primo maggio che al 27 aprile, che sarebbe la data in cui la Toscana entra in insurrezione governativa, che porta alla cancella del Granduca e quindi poi alla missione del Regno d'Italia, mentre invece la Difesa religiosa e sociale vi dedica molto più spazio al primo maggio, sostenendo che in realtà la vera rivoluzione è quella del cristianesimo, in consonanza con l'indirizzo del settimanale, che è il settimanale della parrocchia pistoiese. Grazie. Quella giornata, primo maggio del 77, in cui il collettivo femminista di cui io facevo parte intervenne nel primo maggio, nella manifestazione, non è stato semplice, appunto perché sono passati più di 40 anni, con le amiche che mi hanno un po' aiutato, i ricordi erano abbastanza labili, quasi come se si fosse un po' allontanato, rimosso una brutta giornata, perché fu una brutta giornata. Comunque, insomma, con l'aiuto della stampa del tempo, dei documenti, insomma, ritrovati, una ricostruzione più o meno è stata fatta. Allora, i fatti nudi e crudi sono questi, per chi non ha letto ancora l'articolo. Il collettivo, appunto, femminista, intervenne con un tema che era la violenza dell'uomo sulla donna, in casa e fuori, inscenando un falò come appunto uno strumento, diciamo, un po' folcloristico, forse mutuato dai metodi e dagli strumenti americani, i film falò, degli oggetti simbolo della oppressione maschile sull'uomo, erano cominciati
in America. In questo falò finiva una specie di fantoccio che rappresentava lo stupratore e alcuni oggetti come della casalinga. Ecco. Questo provocò l'intervento della CGIL e quindi una rissa, diciamo, fra noi. Comunque i dettagli li potete leggere meglio nell'articolo. Chiaramente era un tema molto divisivo e forte. L'anno prima le cose erano andate meglio, anche qui ci sono delle fotografie nella rivista del corteo del 76, dove c'erano ancora questi pupazzi, però che rappresentavano le istituzioni come la Chiesa, il clero, poi la medicina. Gli slogan erano contro sulla legge dell'aborto, contro la DC, quindi più condivisibili dalla sinistra, anche maschile. Questa volta invece era come puntare il dito sull'uomo e sulla violenza, appunto. E quindi questa cosa, insomma, colpiva. In più, appunto, eravamo lì per rimarcare il diritto alla nostra indipendenza, alla nostra autonomia, alla gestione del proprio corpo, e quindi a quella questione femminile che andava sviscerata fino in fondo. Non si poteva più rimanere soltanto sui diritti civili, la parità di genere o cose del genere, ma si voleva andare oltre. Inoltre, altra cosa divisiva era il fatto che per la prima volta eravamo lì autonomamente, come donne e non come lavoratrici, operaie, per festeggiare il primo maggio. Una cosa che contraddiceva quel concetto marxista della questione femminile, che per appunto Marx era una parte della questione sociale, per cui una volta al potere tutto si risolveva. La Kulishov aveva tentato, a suoi compagni socialisti, di dire più volte che l'operaio è doppiamente sfruttata, ma non era stata ascoltata. Inoltre, il contesto in cui il 77 si maturò questa cosa era abbastanza di tensione, erano anni veramente di grossa tensione, gli anni di piombo erano chiamati così. Quindi conflitti continui c'erano e anche il femminismo aveva operato dei conflitti all'interno degli stessi organismi di cui molti di noi facevano parte. Era proprio un fatto, diciamo, fisiologico, ecco, che questo nostro portare la questione femminile fino in fondo provocasse questo. E inoltre c'erano appunto i valori del 68 che erano ormai in crisi e i gruppi extraparlamentari che stavano sciogliendosi e sparendo, e c'erano appunto, era successo due anni prima mi pare i fatti del Circeo, che furono un momento veramente drammatico per il paese, da cui poi erano cominciati quei processi per stupro, che ricordo fra l'altro in quel tempo il reato di stupro era contro la morale pubblica e non contro la persona, soltanto nel 96 fu cambiato, quindi questo lo dice tutto, ecco, di come la società era veramente al maschile. E questi processi, insomma, alcune donne coraggiose riuscirono a rompere l'omertà fino allora e a denunciare i propri violentatori in aule fatte di maschi. Ecco, la Agostina Bassi era un'avvocata a quei tempi che difese anche nel processo del Circeo la Donatella Colasanti, però ecco, portò anche altre donne e doveva vedersela con questi magistrati e questi avvocati che facevano della vittima ne facevano la colpevole, perché l'etichetta era che una brava figlia, una brava madre, una brava
moglie non esce la sera di cena, non ha un amante, non ha la propria gonna corta, insomma cose del genere, ecco, che oggi sembrano credibili, ma così era. Quindi diventavano delle vittime in realtà. Quindi anche questo, insomma, contribuì o almeno forse ci fece sentire l'urgenza di questo tema, che però appunto le cose andarono così. Che posso dire altro? Il collettivo, che cos'erano? Erano collettivi femministi, erano gruppi molto spontanei, fatti da donne di ogni estrazione sociale, di ogni cultura, militanti, ex militanti di gruppi extraparlamentari, oppure apolitiche, studentesse, tutte molto giovani. E quindi l'urgenza che qual era? Era quella di raccontarci, di sviscerare il nostro vissuto, partire appunto da se stessi. Anche questo era una cosa che non era accettata dai compagni della sinistra in genere, perché sembrava una cosa un po' borghese, un po' dubbia, ecco. Invece fu veramente importante questa cosa. Inoltre, vabbè, qualcuno mi ha rimproverato, dice: non hai detto niente delle altre donne che erano in piazza. Sì, perché in effetti noi eravamo un gruppo, insomma, non rappresentavamo le donne che erano in piazza. Ora, io non ricordo bene, ma sicuramente se c'erano militanti dell'UDI o legate al Partito Comunista, non erano certo d'accordo con il nostro metodo, e gli obiettivi che potevamo condividere erano quelli dell'emancipazione, quelli sull'aborto, ma noi si andava un po' oltre. In più, nelle nostre assemblee volutamente si volle per anni essere solo donne, perché non si voleva essere più esole dirette. Insomma, il monopolio maschile era secolare, noi si usciva da quello, quindi c'era proprio il bisogno di stare solo fra noi, il confronto si sarebbe rimandato a dopo. Questo creò delle spaccature, chiaro, anche all'interno della vita privata. Cosa dire altro? Beh, ecco, però diciamo, sì, ci hanno tacciato un po' di borghesi, ma noi facevamo anche un'attività sociale, nel senso che andavamo nei quartieri proletari, le Fornaci, San Marco, le Casermette, e in questi grandi condomini dove le donne erano sole, perché a quei tempi molte donne non lavoravano, c'erano gli uomini che partivano la mattina e quindi erano abitate da tante, tante donne e tanti bambini, che se ne faceva tanti. E quindi parlando con loro non si partì più da sei, non so, una proletaria, il capitalista, il padrone o cose del genere, ma si voleva sapere la loro storia, le loro storie, il loro vissuto. E vennero fuori veramente delle cose molto belle, e ci parlarono anche di se stesse, delle loro decine di gravidanze o di aborti clandestini che avevano devastato il loro corpo. A volte mi ricordo una volta si fece una specie di performance, perché appunto anche i metodi di propaganda e così di lotta, diciamo, politica erano diversi. Una performance davanti alle Fornaci, in cui si prese delle scatole, grandi scatole dipinte come se fossero delle case, con delle bambole che uscivano, che rappresentavano la maternità, la costrizione a una maternità senza contraccettivi, senza medici, tant'è vero che poi appunto subito dopo nacquero i primi consultori. Uno famoso era quello di Abbonfanti, dove c'erano compagne ginecologhe. Queste donne per la prima volta videro, si fecero visitare, conobbero che cos'erano i contraccettivi, parlarono di se stesse. Insomma, era questo un mondo proprio diverso da tutto ciò che
con l'universo maschile si era portata avanti. Quindi, per concludere, furono divisive le nostre proposte, le nostre provocazioni, anche senz'altro, però si voleva in qualche modo rivoluzionare la mentalità, una mentalità appunto secolare, e mi sembra che oggi qualcosa sia ottenuto, almeno a livello di riforme legislative, perché appunto la legge sullo stupro è stata cambiata, il diritto di famiglia nel 75, dove il padre padrone, marito padrone non è più così e non ha più il potere assoluto. Nel 70 ricordo che c'era la legge contro l'adulterio femminile, quindi una donna che adultera veniva perseguita. Nel 86 fu abrogato il delitto di delitto d'onore. Nell'81. Nell'81, ecco. Quindi, insomma, tardivamente, molto tardivamente. E poi appunto i consultori, che poi sono diventati qualcosa di uno strumento validissimo per le famiglie, per, non solo per le donne, però le spaccature ci furono. Grazie. Buonasera, buonasera, io sono Daniela Faranti, sono l'autrice dell'articolo sulle case del popolo e corteo del primo maggio a Pistoia. Mi sono occupata del ventennio praticamente dagli anni 40, 50, insomma subito dopo la guerra fino alla fine degli anni 60, mettiamola così. Ho sfruttato principalmente il materiale conservato nell'archivio della Fondazione Valore del Lavoro per appunto ricostruire quella commistione che si viene subito immediatamente a creare fra il corteo del primo maggio pistoiese e le tantissime case del popolo e circoli ricreativi che già nel 1945, quindi appena 5 minuti dopo che la guerra era finita più o meno, ammontavano a 150 in tutta la provincia, poi diventavano ancora di più, ma ora insomma non c'è tempo di parlare di questo. Ecco, questo grande appunto numero di case del popolo che subito dopo la guerra si interessano e entrano immediatamente in contatto con la Camera del Lavoro, con l'organizzazione di questo grande evento, testimonia una grandissima voglia di attivismo, ma anche sindacale e politico, ma anche di socialità, di ricreazione, di stare insieme e di fare festa, come appunto diceva Stefano prima, era la loro grande festa. E quanto è vero che era la loro grande festa e quanto questi lavoratori si impegnavano per preparare questa grande festa. La Camera del Lavoro di Pistoia andò subito a colpo sicuro rivolgendosi agli attivisti delle case del popolo, in quanto molto, molto spesso, praticamente sempre, erano tutti tesserati appunto alla CGIL. Molto spesso gli stessi locali della CGIL trovavano posto proprio fisicamente dentro le varie case del popolo. Mi viene in mente, insomma, un esempio fra tanti, il circolo di nascita ad Agliana. Perché la casa del popolo diventa anche il luogo fisico, concreto, che si staglia insomma, nel paesaggio, da dove il corteo non solo viene organizzato, ma anche da dove esso parte, fa il giro e ritorna. Questo accade appunto in molte località del Pistoiese, come per esempio a Quarrata, come per esempio a Tobbiana, che è il mio piccolo paese, insomma. Ecco, perché non vi è solo il corteone, chiamiamolo così, a Pistoia, a Piazza del Duomo, ma ci sono anche tanti piccoli e piccolissimi cortei organizzati appunto autonomamente in varie località, in tantissime località. Prima si lamentava Maresca,
anche a Maresca era la casa del popolo, insomma, appunto il punto, lo snodo di partenza, e così anche a Bardalone, in una casa del popolo che era una casa del fascio, a Cutigliano, ecco, per rimanere un po', insomma, in montagna. Ma questo succede un po' dappertutto, con i mezzi che c'erano anche, poveri mezzi in molti casi, cioè il comizio viene svolto magari a volte nell'aia, insomma, proprio dice, oh guarda, lì c'è una piazzetta, facciamolo qui. Spesso viene svolto però davanti sempre alla casa del popolo, luogo simbolo appunto anche per questa festa, e non solo, insomma, perché poi alla casa del popolo, diciamo, non ci si fermava mai, ecco, gli attivisti non si fermavano mai, non avevano un attimo di pace, c'era sempre qualcosa da organizzare, qualche comizio, qualche conferenza, qualche ballo, molti balli, anche in occasione appunto del primo maggio. Uno dei finali più tipici della giornata era grande ballo con scelta orchestra, quindi proprio, insomma, c'era questa grandissima voglia di divertirsi, eppure nel segno, in questo caso, del lavoro. La stessa distribuzione delle coccarde, dei garofani, si organizzava la casa del popolo. Le stesse persone che dovevano partecipare al corteo venivano reclutate alle case del popolo. C'era proprio tutto un'organizzazione logistica grandissima e impressionante. Ecco, ora io però non mi anticipo altro, perché per sapere, insomma, un po' tutti i dettagli dovete comprare ovviamente la rivista. Grazie. Spalle dei giganti, si può dire, sono persone molto più navigate di me. Io mi sono divertito, quello posso dire, a scrivere questo articolo, ed è una storia appunto di locale, ma che si intreccia anche con il nazionale, nel senso è una storia di sindaci, è una storia di messaggi, è appunto una storia anche, possiamo dire, complicata per quanto riguarda tutto, perché mettere d'accordo appunto varie anime non è semplice, nel senso il primo maggio è una festa, come ha ricordato Stefano, una festa che nasce a fine dell'Ottocento, che appunto è una internazionale socialista, però poi c'è anche la rivoluzione russa del 17, anche lì c'è i russi, i sovietici si appropriano di simboli, di messaggi, e anche lì per un'associazione come la CGIL si trova un po' spezzata. Quali simboli, quali messaggi assumere e accogliere. Poi c'è il fascismo, e più che altro il mio lavoro si concentra sugli anni della Repubblica, quindi dal 45 in poi, e anche lì c'è appunto questa complessità di assumere linguaggi e simboli che durerà per tutta la storia repubblicana. Teniamo conto che fino al 47-48 la CGIL è unitaria, poi c'è gli atti, la divisione, la nascita della CISL, la nascita della UIL, qui come ristrutturare, rivalutare i simboli e i messaggi, come comunicare questa festa. Poi ci sono gli anni 50, gli anni 60 in cui l'Italia era un'Italia contadina, poi negli anni 70 l'Italia passa ad essere una
industriale, bassa industrializzazione, quindi i lavoratori nei campi diventano operati, e quindi anche lì cambia la grafica, cambia il messaggio, cambia appunto il modo anche di fare i manifesti. La CGL poi negli anni 70 con la guida della CISL farà una manifestazione per un primo maggio in Italia, anche lì si deve ristrutturare e valutare ancora una volta tutti i messaggi presenti. E quindi niente, è una storia che accompagna tutta l'Italia repubblicana fino ad arrivare ai giorni nostri, con tutta la complessità appunto di strutturare i messaggi in questo lungo periodo. Quindi, scusate un po' di improvvisazione e di imbarazzo, però spero che voi possiate leggere questo mio articolo. Bene, Andrea, sono grato lei di aver spostato così, perché se non sono conto, facendo illustrare direttamente il tuo scritto uno dei saggi. E se qualcuno vuole intervenire. A me ad esempio ha sempre piaciuto molto, è affascinato, interessante il ruolo di Battistrada che ha avuto la redenzione anni rispetto all'inclusione all'interno del primo maggio del mondo cattolico e del mondo del lavoro interpretato all'interno del mondo cattolico e poi appunto il coinvolgimento del e poi successivamente dei film. Però ecco, in quel momento, in quegli anni, da Battistrada. Andrea, sa come fare, è un filone, capelli bianchi, capelli bianchi. No, volentieri, anche perché riflettevo mentre si faceva questo incontro sul valore di una iniziativa come questa, che ricorda, a mio parere, è un parere di parte, questo lo presento, un po' partigiano, ma io credo che si faccia fatica di intracciare nelle nostre esperienze, anche storiche, una data come quella del primo maggio che riassume in sé valori universali, grandi valori universali. Io ne ho fatto parte, Andrea, citando una sua esperienza personale, questo parlava con Sergio, con i tagli, e un gran pezzo della nostra vita è andato avanti partecipando alle iniziative del primo maggio, decenni. E alcuni fatti fuori, nel senso che si parlava in piazze diverse, ma il primo maggio è sempre stata una festa alla quale, se magari nei giorni precedenti qualcosa andava storto e pensavamo di non partecipare, ci veniva un po' una gomma. Io non so se è una cosa che, cioè, la sentivamo da giovani studenti. 68, nel quale ovviamente anno nel quale si sviluppò tutto quello che voi ben sapete e ben conoscete, anche di ansia di rinnovamento, di rimessa in discussione un po' di situazioni un po' ossificate che c'erano all'epoca, eccetera. Però da quei momenti lì, diciamo dalla metà degli anni 60, poi ci ha accompagnato nella vita. Ecco, io faccio fatica davvero a ritrovare una data che riassume e dà questi grandi valori. In effetti siamo di fronte a quello che io lo chiamo un po' un trittico valoriale di primavera. 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno. E non a caso, il 1 maggio è al centro. La festa più antica tra queste, ovviamente, la liberazione, la festa della Repubblica conseguente, ma
per me assume un significato, e cioè quello di un valore fondativo, il lavoro, sia della liberazione che della festa della Repubblica. Cioè un valore di perno centrale, la centralità del lavoro, ma se ci pensiamo bene anche tutti i guai che noi oggi abbiamo, cioè di attualità, che ha riassunto molto dettagliatamente Daniele introducendo il nostro incontro, ma da cosa dipendono? Dal disorientamento che nei valori è venuto fuori, con un tipo di sviluppo e di rapporti, di relazioni sociali che hanno stravolto, hanno sostituito quello che è l'elemento centrale su cui fa leva uno sviluppo che sia armonico, che sia sostenibile, integrale, e cioè quello della valorizzazione della persona umana, del rispetto dei diritti. Quindi una festa, perché così è, nella quale si rappresentano anche le tensioni, prima ricordavo anche tensioni che sono legate alle battaglie di genere, ma se ne potrebbero citare altre sulle questioni legate alla politica internazionale. Stefano ricordava la questione del decreto di San Valentino sulla scala mobile e le questioni legate ai rapporti anche all'interno della CGIL, perché non ci ricordiamo che, per esempio, io ho avuto la fortuna, Andrea me ne ha fatto consegna anticipatamente del dossier, l'ho letto non tutto approfonditamente, ma insomma lo scorso, e ho visto, insomma, c'è questa attenzione anche alla ricerca, e una delle cose che mi ha colpito è la questione, per esempio, del significato del garofano, che è il punto, che ha tradizioni originarie, fino a cioè, ma anche questo in alcuni momenti della nostra vita è stato messo in discussione. Siamo arrivati in un momento della nostra vita nella quale il garofano al 1° maggio non si doveva distribuire, perché erano i conflitti tra il Partito Comunista e il Partito Socialista, seguito nell'emanazione del governo Grazi, del decreto, cioè tensioni, per cui si parlava di tensioni forti, no? Prima, riguardo anche alla presenza del collettivo femminista in quella realtà. Però, ora la ricostruzione dopo decenni ovviamente poi risente del vissuto di ognuno di noi, ma però anche queste cose però hanno resistito, hanno fatto vedere come in questa festa si riesce a superarle. Ecco, allora non voglio farla troppo lunga, ma per dire che c'è in questa data, e lo dimostrano le ricerche, e mi complimento con voi perché siete state bravissime e bravissimo a riportare un elemento importantissimo e di grande interesse. È una festa nella quale si passa in rassegna, lo ricordava prima, quello che c'è stato non solo nell'anno, ma quello che passiamo, mettendo al centro gli elementi di crisi, di difficoltà, ma anche i risultati positivi che sono stati avvenuti. Io mi ricordo il 1° maggio del 1971, dopo aver conquistato lo Statuto dei diritti dei lavoratori come legge nazionale, una grande conquista, l'unica nel mondo occidentale, si può dire, e rimane ancora oggi tale, nonostante tutti i tentativi ci siano stati, sono ancora in corso di vedere tutto quello che si vuole, ma insomma di grande interesse anche dal punto di vista della presentazione in queste manifestazioni di elementi di positività e non solo di criticità, di incitamento a migliorarsi, eccetera, eccetera. Ma hanno tenuto insieme valori e radicamento sul territorio. Daniela Faralli riportando, ma anche riportando i linguaggi dei manifesti, eccetera. Si vede come questa festa partecipata, sentita, è una festa di grandi valori, perché ha di grandi valori ideali. Andrea nell'invitarmi citava la questione di come alla fine degli anni 60 riuscimmo a partecipare per la prima volta nel 1970, io me lo ricordo bene perché ero militare e riuscii a prendere una licenza per venire a portare lo striscione,
e infatti nella fotografia si vede perché sono quelli estremamente corti, ma dopo gli anni la festa dei comunisti della CGIL si vedeva una bandiera bianca, ricordava Sergio prima, ci fu un po' di sbigottimento perché non c'eravamo abituati. Eccola qua la fotografia che ricorda una bellissima giornata frutto di un impegno, cioè di una scelta che anche nel mondo cattolico, con l'emersione insomma del Concilio Vaticano II, perché quello fu l'elemento di riflessione che dette origine a vivere una pastorale sociale, a vivere il Vangelo come un elemento di promozione, di azione concreta e di unità all'interno del lavoro, visto come un momento di eccellenza nella promozione della persona umana, dei grandi valori unitari, ci sembrò a quel punto che fosse arrivato il momento di troncare con un mondo che era diviso in due il blocco. Ahimè, l'attualità ci dice che non lo so come andremo a finire, ma con un blocco diviso tra bianchi e rossi, che era venuto il momento di andare avanti. Fortunatamente le grandi lotte operaie, le grandi lotte che portarono ad una partecipazione forte, al rinnovamento anche della stessa azione sindacale, fu elemento di riferimento per noi all'interno del mondo cattolico nelle Acli di vincere. Io mi ricordo, insomma, andammo a bere un'aranciata dopo che il Consiglio Provinciale delle Acli autorizzò la presenza, dopo un dibattito nell'organismo del quale la stragrande maggioranza era Democrazia Cristiana. Quindi all'epoca era ancora lì, no, per dire che c'era. E mi ricordo, guardate, una cosa, che un ago di bilancia fu la partecipazione a quel consiglio di una grande persona, Fabio Ciacconi, allora presidente provinciale delle Acli, morto molti anni fa, il quale appunto e Romano Paci, che provenivano dal mondo democristiano, che dissero: sì, questi ragazzi hanno ragione, bisogna cominciare ad andare a rompere questi muri per costruire dei ponti che gettino le basi per riprendere un discorso unitario all'interno del movimento sindacale. Guardate, fatto dalle Acli, che fu il soggetto che ruppe il patto di Roma unitario all'indomani della liberazione e la costruzione del sindacato unitario, lo stesso soggetto che ruppe, ritrovò la forza per dire: ripercorriamo una cosa che serve allo sviluppo di questo paese. Beh, sono ricordi belli a cui si potrebbero aggiungere tante altre cose, ma vengo, la passione poi mi trasporta. Io vi ringrazio per l'attenzione. Penso, mi auguro che ci siano altri momenti nei quali magari anche più conviviali per ricordare un po' queste cose. È un brutto vezzo dei vecchi, quello della nostalgia e del tempo che fu. Scusatemi. Grazie a tutti.